Amici e amiche dei Laboratori Restyling, ben ritrovati e buon pomeriggio. Lo dico ai nuovi arrivati, io sono Anna Targusi e il mercoledì parliamo di tecniche di restyling contemporanee, vintage e retro. Oddio, sul contemporaneo c'è da dire poco, ok? Bisogna passare bene il colore e stratificare. Sulle tecniche vintage e retro sicuramente c'è da dire tantissimo e c'è da dire tantissimo sull'argomento di cui stiamo parlando da mercoledì scorso e quindi della decapatura in trasparenza, ovvero tutte quelle volte nelle quali durante i nostri restyling amiamo lasciare la fiammatura, la venatura del legno a vista, ma l'andiamo leggermente ad antichizzare. Ok, quindi oggi continuiamo a parlare di questo, vi ho fatto un po' di esempi e quindi vedremo step by step. Più che altro ho cercato di tirar fuori una regola, perché dalle domande che mi avete fatto l'ultima volta ho compreso che forse non mi ero spiegato, forse proprio perché è un argomento di cui bisogna parlarne in più puntate per farvelo un po' digerire, la stratificazione delle soluzioni invecchianti, schiarente, scurente, imbiancante, fa ottenere un bellissimo effetto proprio in sovrapposizione, quindi andiamo ad utilizzarle almeno di due o tre colori diverse, ok? Allora, nel mentre vi collegate, perché so che appunto Facebook impiega circa, poi oggi l'ho dato con pochissimo preavviso, ma ero in dubbio se riuscivo, ma cerco sempre di riuscire a mantenere l'impegno del mercoledì, anche se alcune settimane risulta più difficile di altre. Ok, allora, detto questo, praticamente nel mentre vi collegate vi rispiego un po' i prossimi corsi, ok? E anche se ho visto che molti di voi ci guardano la live nel fine settimana, ok? Perché giustamente siete al lavoro, magari nel fine settimana vi mettete a fare questi lavori di fai da te e quindi, ok? Allora, qui in negozio io sono Roma Nord, sabato scorso abbiamo avuto un bellissimo corso. Io faccio più o meno tre corsi al mese e cerco di lasciare una domenica libera, però le altre sono tutte occupate. Per fare il primo corso, diciamo, del mese è sulle tecniche base, è quello che abbiamo fatto sabato scorso. Parlo di tecniche base, ma non parlo di base proprio l'ABC, quello stretto, ma siamo già ad una fase, diciamo, professionale, ok, di step successivi, e quindi si va a sperimentare già diverse tecniche, sia diciamo di sovrapposizioni varie, sia di decorazione, ok? Quindi sabato abbiamo fatto un po' tardi perché abbiamo avuto dei bellissimi lavori, ho fatto qualche storia, poi vi metterò anche, diciamo, le foto del prima e del dopo, e avendo cominciato nel pomeriggio ci siamo resi conto, insomma, che si va un po' in là. Allora, l'altro corso che faccio, mi siete già prenotati per le pareti materiche, invece è un corso online, ok? Lì ci colleghiamo direttamente dal computer, ognuno a casa propria, e ho spedito ai partecipanti i kit per andare a lavorare appunto sull'argomento delle pareti materiche, diciamo le pareti della Veil, della Bre a spessore, che poi in realtà viene leggermente materico, ma dipende, perché ad esempio nel caso della pasta liscia siamo su quasi lo spessore, non c'è, ma c'è l'effetto della lavorazione. Quindi sabato lavoreremo su questo, mentre l'ultima domenica di maggio lavoreremo, per chi vuole, sulle tecniche avanzate. Allora, vi ho fatto tutta questa premessa per dirvi che dal sabato ho spostato il corso alla domenica proprio per avere più tempo, perché poi le tecniche avanzate richiedono ancora più stratificazione, più passaggi, e quindi cominciando dal pomeriggio forse non ce la facevamo a finire. Quindi cominceremo la mattina alle 10:30 della domenica, faremo un piccolo pranzo insieme veloce e quindi staremo tutto il giorno fino a alle 5 di pomeriggio, fino a che non avremo terminato. L'altra cosa, qui vi rimetto un po' tutto quanto al format corsi, non vi spaventate, ma è per farvi capire che non è che le facciamo tutte in una volta, in un appuntamento. Per diventare bravi su tutte queste tecniche, qualora voi le vogliate approfondire o magari ne volete approfondire solo alcune, gli appuntamenti sono mensili e consecutivi, ok? Quindi voi venite una volta e potete continuare a venire. Ci sono persone che, ecco, tutto il format, se una voglia di farlo, si fa nel giro di un anno e mezzo, ok? Quindi c'è tutto il tempo di metabolizzare e soprattutto di lavorare sugli argomenti
casi che interessano, ok? Ci sono persone che ci si sono arredate un po' tutta la loro casa, la casa dei figli, andando a fare styling appunto di mobili. Allora, detto questo e fatto tutte quante le premesse, che cosa faremo quindi al corso di domenica 29? Sono tutte le tecniche avanzate e vi ho messo questo mobilino che ad esempio è una delle prime, si chiama effetto surato. In realtà qui l'abbiamo un pochettino più complicato con le patine antiche, quindi è l'effetto surato con le patine antiche. Come vedete è un effetto estremamente chippy style, shabby chic. Qui andiamo a imitare un effetto legno rovere con la sovrapposizione, ho usato i colori miele, bianco antico e la polvere materica, ok? Quindi questo mobilino l'ho fatto con queste sovrapposizioni qui e questo è un po' l'effetto, è una delle tecniche su cui lavoreremo appunto domenica 29, la stessa con cui realizzo anche le scatole. Vedete questo effetto di, come potremmo definirlo, di carta rovinata. In realtà lo ottengo sempre con l'effetto surato, in questo caso miele e nero. E poi vabbè, andiamo ad applicare le etichette. Questo non è neanche trasferimento di immagini, ok? Sono proprio etichette ritagliate, antichizzate ed attaccate, mentre questo ad esempio invece è trasferimento di immagini. Qui abbiamo trasferito. Oggi, se rimane il tempo, vi faccio vedere anche un po' di trasferimento di immagini, perché ultimamente me le avete chiesto. Allora, è arrivato questo mobile che vedete ancora completamente noce. In realtà è molto bello e anche estremamente classicheggiante, ma la cliente che me l'ha portato ha una casa ormai di un gusto country chic, in realtà viene da Roma, ok? Quindi andrò completamente a modificarlo, ha questo stile lievemente liberty, io quasi l'avrei fatto monocolore, ma la cliente, proprio perché ha tutti gli altri mobili in casa con il piano di legno naturale, ecco lì che ritorniamo alla decapatura in trasparenza, mi ha chiesto di fare il legno naturale. Quindi, come gli step della volta precedente, andrò a portare via tutto quello che c'è qui sul piano, ok? E quindi mi aiuterò sia con lo svero, prima andrò leggermente a carteggiare come vi ho detto l'altra volta per aprire un po' il poro, poi andrò con lo sverniciatore e poi io vabbè ho una levigatrice professionale orbitale con l'aspiratore, vabbè, è il mio lavoro e quindi quella mi aiuta molto a riportare il legno come deve essere, poi andiamo a spazzolarlo con la spazzola d'acciaio e facciamo un po' tutto quello che abbiamo fatto anche a vedere l'altra volta e che continueremo a far vedere oggi. Il sotto del mobile invece sarà proprio con l'effetto usurato e quindi faremo un effetto color miele che andrà a richiamare il sopra il legno naturale e il colore che ha scelto la cliente è il verde salvia, ok? Va bene, quindi nelle prossime puntate lo vedrete in lavorazione e poi finito, anche se il piano mi porta via un po' di tempo perché quando vado a usare cose chimiche tipo lo sverniciatore lo lascio un po' prima di andare poi a ripitturare sopra, lo lascio un po' stare. Allora, la regola, vediamo, oggi ho cercato di rifarvi un po' gli step e di semplificarvi in modo tale, poi vabbè, se venite ai corsi lo facciamo insieme, però io lo so che questo, anche per chi viene ai corsi, è un appuntamento di ricapitolo, ok? E che soprattutto che vi fissa nella memoria degli step importanti. Quindi, quello che ci siamo detti l'altra volta, ci serve il legno grezzo, ce lo possiamo avere nel recupero pallet, ce l'abbiamo sempre, perché le piattine sono di legno grezzo e io sto recuperando questa che per esempio è una piattina e ora ci andiamo a lavorare. Precedentemente in altre live vi ho fatto vedere, non so se Stefano riesce a riprenderlo, lì c'è l'orologio che avevo fatto proprio con, cioè lo aveva fatto lui, l'ho patinato e utilizzato con il recupero pallet e avevo stratificato appunto il noce e il cenere e l'imbiancante proprio lì sopra, i numerini li avevano fatti con l'effetto ruggine che poi vedremo nelle puntate successive, ok? Per dire che lì il legno grezzo ce l'abbiamo già. Se invece il legno è come in questo caso di questo mobile che vi ho fatto vedere che dovrò fare il restyling, ce lo dobbiamo andare a portare fuori, ok? Una volta che l'abbiamo portato fuori c'è da capire che effetto gli vogliamo dare e gli effetti sono diversi. Allora, useremo, abbiamo detto che le tecniche principali sono due, le soluzioni o le cere.
Questa settimana, sembra lunedì, ho condiviso un bellissimo post che aveva fatto Elisa Picciolo di una porta che ha faticato tantissimo a riportare al legno grezzo, ma che poi le ha dato molta soddisfazione, che ha lavorato con le cere. Quindi quando andiamo a passare su una porta, ad esempio così antica, quindi di un legno così bello, le cere, abbiamo un effetto veramente meraviglioso, ok? Soprattutto se vogliamo ottenere un effetto monocromatico, quindi di un legno naturale leggermente patinato. Allora, in quel caso andate a utilizzare le cere, anche perché nel tempo le potete sovrapporre, il legno si nutrirà, non farà spessori, non creerà problemi e anzi nel tempo, volendo, la potrete anche ripassare. Se invece volete fare effetti un po' diciamo imbiancati o scuriti, quindi per andare sullo shabby chic o per andare sullo stile industrial, ok, con la venatura a cuore aperto, è preferibile usare appunto le soluzioni, che si dividono fondamentalmente in, diciamo, invecchianti, scurenti, imbiancanti e penetranti. Cosa dobbiamo fare? Le dobbiamo sovrapporre almeno tre, perché sennò non riusciamo a riportare fuori l'effetto della fiammatura, ok? È proprio la stratificazione di tre colori diversi che ci fa ottenere l'effetto. Ed è per questo che vi ho detto, se invece l'idea è un monocromatico, tranquillamente potete andare con una cera, magari la cera noce medio, la cera noce scura, a seconda dell'effetto che volete realizzare, ma sul monocromatico andate tranquillamente a cera. Per tirare fuori tutti gli effetti andiamo invece a sovrapporli, e l'ideale è andare a passare un penetrante, quindi qualcosa che ci vada a chiudere il poro assorbente del legno grezzo, uno scurente che lo va leggermente a enfatizzare, la paraffina e poi l'imbiancante, lo schiarente, ok? Questo è un po' il concetto, anche se oggi vi faccio un effetto legno naturale industriale, un effetto legno naturale shabby chic, e stratifichiamo colori diversi, ok? Quindi su questo, perché l'abbiamo visto l'altra volta, questo è un po' l'effetto delle cere, questo è l'effetto delle patine. Qui ad esempio abbiamo il doce, qui abbiamo il tech. Questa tavoletta è fatta, ci sto facendo un trasferimento di immagine, poi se viene il tempo lo finiremo, con il tech molto diluito sul legno grezzo e uno strato di imbiancante superficiale, ok? Quindi per capire che almeno due vi dovete unire, se ne unite tre è ancora meglio. Ritornando a questo sotto che avevamo cominciato, qui l'altra volta con voi ho passato prima ancora avevo passato il rovere, poi con voi ho passato sopra il noce, adesso sto passando l'imbiancante, ok? Prima ancora ho passato la paraffina. La paraffina è la nostra grande alleata, mi raccomando, anche in questo caso ci viene estremamente utile, la dovete proprio profinare sulle parti più in superficie, perché ovviamente da lì ci consentirà di portare via la patina che rimarrà dentro la fiammatura, ok? Quindi per farvi capire, perché questo l'ho passato poco prima della live, quando vado a carteggiare ottengo questo effetto. Quindi a tratti mi ritorna il colore del legno che ho sotto, proprio dove ho passato la paraffina, ok? Mi rimane il legno sotto, mentre nelle altre parti ho il bianco e quindi ottengo la stratificazione del colore. Allora, lo strato, quindi ricordate, qui ho passato qui una scurente, un invecchiante, la paraffina e poi l'imbiancante. Ora vi faccio molto diluita, perché altrimenti vi sbianca molto. Ecco, perché qui sto lavorando sul legno grezzissimo, assorbe come una spugna, altrimenti per ritoglierlo poi è più difficile. Questa è l'imbiancante. Quindi andate a passare. Un
togliete subito con una spugna o con della scottex, tanto quando il legno è così poroso, come vedete, assorbe tantissimo. Quindi già con la spugnetta, e quando si è asciugata carteggiate. Questi sono un po' gli step. Arriviamo, questo è un po' appunto il legno più shabby chic. Qui invece sto ricreando un effetto più industriale, perché questo oggetto è molto vecchio, ok? Il sotto l'ho fatto con il nero perfetto, e qui finora ho stratificato il rovere che ci va a togliere l'effetto, diciamo, giallognolo, e un pochino di noce, ok? Adesso passerò la paraffina e andrò a passare lo scurente. La paraffina la vado a passare sempre nel verso del legno, ok? Perché ovviamente voglio riportare fuori il colore, questo noce, a tratti, sul nero. Quindi vado a passarmi bene la paraffina. Ok, e vado con la patina. Questa qui è la cenere, scurente cenere, ok? Andiamo a fare un effetto un po' industrial, e quindi ce la andiamo a passare. Ecco, non ne faccio oltre, vado subito a pulire. In questo caso andrò con la carta scottex per non portare via. Se andate con la spugnetta, portate ancora via di più. Vedete, si va proprio a posizionare all'interno delle fessure. Poi più la lasciate e più l'effetto viene evidente. Qui lo fate sempre un po' a vostro gusto. Io ad esempio sopra lo scurente cenere spesso ripasso anche un pochino di noce, che lo va a scaldare, ok? Quanto stiamo? Sono andata già fuori tempo massimo. Ok, allora, anche per oggi più o meno ci siamo detti tutto, vi ricapitolo i passaggi. Quindi dal legno grezzo andiamo a sovrapporre 2/3 patine, soluzioni invecchianti, schiarenti, ok? In genere andiamo a mettere la paraffina prima dell'ultima. Ok, e poi andiamo a carteggiare, come vi ho fatto vedere in questo caso, per ottenere questo effetto estremamente lavorato, fino ad arrivare un po' al cerusé. Ok, possiamo arrivare anche a quello, e in realtà lì si può lavorare sia con le patine per realizzarlo che anche con le cere, perché anche con la stratificazione di cere bianche, partendo dalle cere scure, possiamo ottenere un effetto similare a questo, perché ci sono sempre più strade per ottenere effetti diversi, e una volta che diventate bravi capite quale fa più al caso. Ok, allora io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao.